pronti per l'ultimo giorno di scuola? Tu, Elena? Sì! Evviva! Cosa succederà oggi di bellissimo? Finendo la scuola? Tutti usciranno felici, anche se stavamo parlando dei compiti delle vacanze, che sono già arrivati in abbondanza. Non è ancora finita la scuola e sono già arrivati i compiti, vero Nico? Però, Sarà un weekend molto lungo. esatto, che cosa grideranno tutti? È Finita la scuola. Come finita la si chiama scuola. quella canzone? Non so. Ciao Forse era Nico. dei White Stripes, forse. Ah, può essere. Bacino, 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 bacino. Poi ci racconti com'è andata? Ok. Bacio, mua. Ciao. Ciao. Andato Nico. Ecco Nico che va. E adesso la principessa Rosa. Alla scuola fiorana. Per l'ultimo giorno di quarta elementare. Pensa un po', l'anno prossimo tu finisci le elementari e Nicola finisce le medie. Wow! Pronti? Ci vediamo a scuola? Bye bye. Qual è il nostro rito adesso? Amore, viene da mamma. Wow, ti aspetta. Quanta luce. Mamma mia. Certo che ci si prepara presto, è la mattina. Quando fa caldo, vieni qua, vieni qua. Ops. Vieni, vieni. Metto indietro il sedile. Attenzione, ce la fai? Ok. Allora, questa gambetta. Ma che belle gambette. E Elena si mette a fare Ah, mamma. Ecco qua. Oh, e si fanno un po' di coccoline, vero Elena? Oh, c'è tanta luce così. Allora, cosa ne dici di questo ultimo giorno di scuola? Contenta? Wow. Wow! Amore mio! Poi ci raccontiamo tutto, eh? Ma io anche devo andare al lavoro poi. E quindi stasera. Lunedì, quando ci incontriamo, ci raccontiamo tutto, la tua giornata a scuola, la mia giornata al lavoro. Anche per me non è l'ultimo giorno, per fortuna. Vero amore? Sei pronta allora? Cosa mangiate oggi a scuola per l'ultimo giorno? Yeah! Allora, abbassiamoci la mascherina, diamoci un bacino. Buona scuola. Buon ultimo giorno di scuola a tutti. Ciao. Copri, 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 copri. Qua, bravissima. Incamminiamoci lungo il destino dell'ultimo giorno di quarta elementare. Dunque, è finita la scuola finalmente? Sì. Com'è andata l'ultimo giorno di scuola? Bene. Cosa avete fatto? La roba solita. Come se fosse un giorno normale di scuola? Però molto più chiassoso. Molto più che sì. La maggior parte dell'ora erano fuori, quindi ero sudato come non mai. Siete stati tanto fuori? Sì. Io ho pranzato fuori. Alzate la voce perché non sento. Io ho pranzato fuori. Ah, avete mangiato in giardino? Che bello! La pizza? Sì. Abbiamo anche fatto qualche foto dell'ultimo. Tu, Nico, il professore mi ha detto che avete passeggiato, passeggiavate un po' negli ultimi giorni davanti a scuola, vero? Prima di pranzo. Hai sonno, Nico? Dai, raccontami un attimo, ma come ultimo giorno di scuola avete festeggiato un pochino, oppure avete fatto solo lezione? Il senso di lezione non tanto, ma il senso dei compagni sì. E adesso che intenzioni avete per quest'estate?
rilassarsi. Non fare niente. No, fare qualcosa di bello anche. Sì. Giusto? Tipo, non so, fare qualche nuotata in piscina. Adesso cosa sta succedendo fuori dalla porta? Si sta riempiendo la piscina. E poi costumino e tuffo, ma ce l'abbiamo i costumi? Sì, forse. Sai che non sono sicura? Non sono sicura. Sì. Tu sì, Elena, penso. Io non so. Vabbè, o prendiamo, ormai sei grandissimo, quindi o prendiamo un costume di Max. Prendiamo un costume. Oppure andiamo a comprare un costume, giusto? No. No, a Max. Nicola è un ragazzo molto economico. Sì. Ragazzino. 13 anni compiuti e tra un po', Elena, quanti ne compie? 10. Ok, adesso vi portiamo fuori a vedere come si sta riempiendo la piscina e poi vi salutiamo tutti augurandovi buona estate. Sì. Andiamo. Si sta riempiendo. Vieni, Nico. Beh, si sta riempiendo, però non è riempita. No, però piano piano. Poi vi facciamo vedere quando è tutta piena. Se vi è piaciuto questo video sull'inizio delle vacanze e se vi piace vi piacciono le vacanze estive, lasciate un bel like. E iscrivetevi a questo canale e anche all'altro canale, il diario di Barbara. E cliccate sulla campanellina. E ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!